Con la quarta edizione di Sciabaca a Soria Mannelli, quest'anno abbiamo voluto puntare il cannocchiale, che è un po' anche l'immagine dell'edizione di quest'anno, su vari focus. Siamo partiti dalla Luna perché insomma c'era questo grande personaggio meridionale, lucano, Rocco Cantore, che è stato il direttore del programma Apollo, che ha portato l'uomo sulla Luna. Era un modo non solo per ricordare i 50 anni dello sbarco dell'uomo sulla Luna, ma era anche un modo per ricordare quanto anche da luoghi remoti, quale Sasso Castalda in provincia di Potenza, luogo d'origine di Rocco Petrone, sia possibile arrivare a obiettivi impegnativi, come appunto la conquista della Luna. Era un po' una metafora di quello che vuole essere Sciabaca. Sciabaca è un festival sul Mediterraneo che si tiene da un centro posto sull'Appennino calabrese, quindi un modo per tenere insieme mare e aree interne. È un modo per guardare a questa ricchezza del Mediterraneo, che è un po' il mare in cui tutti siamo immersi, come diceva Fernand Braudel, e dal quale tutti traiamo ispirazione e soprattutto ci apriamo al mondo, perché non bisogna dimenticare che il Mediterraneo è stato sempre mare di apertura e non di chiusura, e quindi anche un modo per ricordare a chi vuole chiudersi in questi momenti difficili che la chiusura non è mai una soluzione, ma semmai crea altri problemi. Parliamo di Mediterraneo, abbiamo parlato non solo di Calabria, abbiamo fatto incursioni in Basilicata, in Sicilia per esempio, con la bella storia del cioccolato di Modica, abbiamo parlato dei nostri antenati, con Pier Giovanni Guzzo, che è uno dei più autorevoli archeologi italiani che ha studiato a lungo questo popolo, e poi abbiamo spaziato in tanti racconti belli e anche in qualche modo complessi che riguardano la nostra regione. Sciabaca è ormai una festa di idee, di cultura, di intrattenimento, una modalità innovativa per raccontare storie che poi sono sempre al centro di tutto il programma, è anche un modo per far conoscere a un pubblico vasto questo lembo di Calabria così particolare, così ricco di storia, con tante sue peculiarità che spaziano dalla bellezza del paesaggio, alla cultura, al tessuto produttivo, alle ricchezze artistiche e storiche. Sciabaca quest'anno ha voluto anche in qualche modo testimoniare l'attenzione ad alcuni temi che riguardano la nostra identità, dicevo prima del racconto sui Bretti, ma anche per esempio al racconto di come viene percepito il Mezzogiorno nel racconto dei mezzi di comunicazione, e poi naturalmente tante occasioni di intrattenimento che vanno dalla musica all'urban trekking, al percorrere appunto i luoghi non solo attraverso le pagine ma attraverso la visita sul campo. E poi una mostra bellissima, anzi due mostre bellissime, una di Angelo Maggio sul Non finito Calabro, quindi la riflessione su questa particolarità della nostra, che anche questa ci arriva dalla nostra cultura, e poi la straordinaria esposizione del Codex Purpureus Rossanensis nella chiesa di San Giovanni Battista, uno dei più grandi tesori dell'umanità custodito in Calabria, che è stato possibile ammirare e sfogliare al ricordo di quest'altra grande storia che ci viene da lontano.